L'albero. Siediti davanti al tuo grande foglio. Contatta il respiro e chiudi gli occhi. Senti dentro di te le due polarità che coesistono. Entra in contatto con le loro qualità, il loro ritmo, la loro energia. Copri il tuo occhio destro con la benda. Userai la mano sinistra e dipingerai sulla parte sinistra del foglio. In questo modo farai dipingere la tua donna interiore. Esattamente come hai fatto con la precedente esperienza, permettile di esprimersi. Ricorda cosa hai provato e visto durante la meditazione guidata. Come sono fatte le radici della tua linea materna? Di che colore sono? Che tipo di tronco generano? Come sono i suoi rami? In che direzione vanno? Come si muove il suo albero? Chiedi alla tua donna interiore di dipingere la sua pianta, che dai suoi antenati è cresciuta fino ad oggi. Lascia muovere il tuo corpo mentre dipingi. Trasferisci sulla carta tutte le sensazioni che hai. Permetti ai rami di andare dove vogliono andare. Dai tutto lo spazio al tuo femminile di dipingere il suo albero.
hai concluso, togli la benda e osserva cosa hai dipinto. Adesso permetti al tuo uomo interiore di dipingere il suo. Copri il tuo occhio sinistro, usa la mano destra e dipingi sulla parte destra del foglio. Ricorda cosa hai provato e visto durante la meditazione guidata. Come sono fatte le radici della tua linea paterna? Di che colore sono? Che tipo di tronco generano? Come sono i suoi rami? In che direzione vanno? Come si muove il suo albero? Chiedi al tuo uomo interiore di dipingere la sua pianta, che dai suoi antenati è cresciuta fino ad oggi. Lascia muovere il tuo corpo mentre dipingi. Trasferisci sulla carta tutte le sensazioni che hai. Permetti ai rami di andare dove vogliono andare. Dai tutto lo spazio al tuo maschile di dipingere il suo albero.
concluso, togli la benda e osserva cosa hai dipinto. I due alberi risultanti faranno parte dello stesso albero. Continua ora a dipingere senza usare la benda, oppure alternandola su un occhio piuttosto che l'altro. Sentiti libera di usare entrambe le mani o quella che senti che può contribuire maggiormente al momento. Fai collaborare il tuo femminile con il tuo maschile per fare in modo che la linea materna e paterna si fondano in un'unica pianta. Sono un unico albero, anche se mantengono la loro unicità. Aggiungi cosa manca, forse dei rami, forse delle foglie. Dai gli ultimi tocchi per finire il tuo albero d'origine.
Quando senti che sei connessa con quel che hai davanti, fermati. Sei soddisfatta? Se no, cosa può essere? Ti senti rappresentata da questo albero? Adesso smetti di formulare pensieri e semplicemente ricevi il tuo albero genealogico così com'è. Non c'è niente da cambiare. Respira. E ad ogni respiro sentiti sempre più connessa in profondità con il tuo albero che ti ha dato origine e che ora ti sta guardando. Trova una sua qualità. Dagli un nome. Consegna alla scrittura tutte le tue osservazioni, scoperte e sensazioni provate.